Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mila e ormai non fate altro che dirmi bentornata, tipo una volta ogni 3 mesi, perché prometto sempre, prometto tra virgolette, cerco di impegnarmi a fare più video, ma poi effettivamente non ci riesco. Poi ritorno, no, come domenica che ho pubblicato un video che ho girato addirittura quest'estate, quindi non voglio iniziare di nuovo a lamentarmi, a parlare un po' delle mie malattie fisiche e mentali, però voglio dire giusto 2 parole. Come avevo scritto, io non farò più promesse, farò quello che mi viene. In generale, insomma, sono un po' così, un po' così. Comunque oggi ho questo nuovo video, un video in collaborazione con Lily Silk, che ho davvero piacere a fare. Voi lo conoscete già, ho portato più volte Lily Silk sul canale. Ho letto dei commenti spiacevoli sotto l'ultimo video di Lily Silk, tipo: "Oh no, ma basta Lily Silk, lo pubblicizzano tutti." Lo capisco, ragazzi, è uno di quei brand che sicuramente, no, si promuove grazie a quello che è l'influencer marketing. Però voi avete visto questo brand tante volte sul mio canale, quindi è un brand che io nel cuore veramente mi porto nel tempo. Ho fatto altre collaborazioni che poi non avete più, mai più visto con altri brand perché non erano prodotti di qualità. Se vi parlo di Lily Silk è perché veramente ci credo, perché veramente fa parte anche della mia vita quotidiana. Ho anche acquistato, a parte le cose che loro mi hanno mandato, quindi ho speso anche io dei soldi, ho fatto dei regali, ho anche in programma di regalare una camicia di Lily Silk per Natale ad una persona a cui voglio bene. Quindi, insomma, ci sono dei brand in cui credo e dei brand in cui non credo. Ovviamente, nel senso, capisco che oggi, nella situazione economica, soprattutto in Italia, oggi magari uno si infastidisce, no, a vedere i prodotti che vengono pubblicizzati. Io in primis spesso mi infastidisco, però uno non c'è un obbligo ovviamente di acquistare nulla e due sono solo delle idee, ragazze, come sono delle idee outfit, sono anche delle idee di regali, insomma, sono solo dei suggerimenti qualora vi servisse, insomma, qualcosa di Lily Silk. Lily Silk, per chi non lo conoscesse, è un brand che produce capi in seta ed altri materiali pregiati. È un brand che, appunto, come dice il nome, è concentrato, scusate, il cellulare che suona, è concentrato molto sulla seta. Il brand è questo, ok? Queste sono le loro splendidissime confezioni regali. Sicuramente il loro prodotto di punta è la federa di seta, tanti di voi ne hanno sentito parlare. Questa è quella che io ho avuto questa volta, quindi vedete, è di questo grigio barra azzurro fumo, non so, definitemi voi questo colore. E ora non è stirata ovviamente, ma andrebbe stirata. Comunque questa è un po', vedete quanto sono lucide, è una federa in seta normalissima, vedete quanto luccica. E come ho detto l'altra volta, non ho visto un beneficio a livello di struttura del capello, ok, però ho visto un beneficio al risveglio, i capelli non si annodano molto meno e soprattutto la federa è molto fresca, molto piacevole per dormirci sopra. Pensate che il mio fidanzato all'inizio era molto scettico, mi diceva: "Mamma, ma che devo fare con questa federa? No, usa lato, quindi io ne usavo solo una dal mio lato, poi una volta gliel'ho messa, gliel'ho fatta usare e ora la vuole sempre. E quindi niente, queste comunque sono anche un'ottima idea regalo, ne prendete una o due, ovviamente prendete bene anche le misure del cuscino, occhio alle misure del cuscino, misuratevi bene il vostro cuscino, ve ne prendete una o due, vi arrivano insomma in questa confezione molto carina e sicuramente non è un impegno economico enorme e
secondo me può essere veramente un regalo fatto con cuore e molto molto originale, perché no? Tanto tutti parlano delle federe di seta, quindi sicuramente la persona a cui lo regalerete lo conoscerà. Un altro prodotto che loro mi hanno mandato e che vi voglio far vedere, che dopo abbineremo senza che ci perda tanto tempo, è questa camicia di seta classica. È una camicia estremamente classica con i bottoni coperti. Ok, è di questo sempre azzurro, differenza da quello che vi ho fatto vedere prima. Ok, questo forse è più sul grigio, questo invece è proprio un azzurro facile da abbinare. Pensavo fosse molto più difficile, infatti quando è arrivato ho detto no, cavolo, ma come l'abbino questa? Invece adesso ve la farò vedere. Il plus delle camicie di seta è che sono eleganti, facili da lavare. Io sinceramente la lavo in lavatrice, non è mai successo niente di grave col lavaggio delicato, e sono estremamente comode e confortevoli, perché difficilmente si suda troppo, meno d'estate si suda, ma si assorbe facilmente con la seta, non so come fa, è un miracolo, però succede. E poi vabbè ragazzi, cioè, sono molto molto di classe, quindi questa è la camicia. E sapete che ne ho altre, le uso sempre, le lavo, le rilavo, le stiro, le ristiro, ma rimangono sempre comunque molto, molto morbide. Appena lavata la seta tende ad essere tipo un po' increspata, non lo so, un po' più rigida, però poi passando il ferro da stiro si alliscia e diventa sempre così. Adesso la andiamo ad abbinare. Un'altra cosa che ho chiesto, se potevo insomma farvi vedere e mostrarvi, è la cintura. Come sapete io ce l'avevo già in beige, di questo color nude, ragazzi, l'ho usata veramente da impazzire, penso che si veda anche perché ormai ha fatto anche un po' le pieghe, ma l'ho usata tantissimo quest'estate. È fatta estremamente con cura, c'è anche questo dettaglio, diciamo, non so come si chiama, boh, l'avevo detto anche l'altra volta, ho detto sta stronzata, vabbè, comunque serve per tenere il passante, vabbè, non lo so come si chiama, vabbè, avete capito? E poi c'è appunto questo dettaglio, vabbè, eccolo, questo dettaglio dorato che più che ovviamente il logo del brand, però più che il logo del brand sembra semplicemente una decorazione d'oro. Ottima idea regalo, mi pare che costi sui 60 euro, è in pelle 100%, ma vi assicuro che se mi regalassero una cintura del genere sarei estremamente felice. Amici, scaricate la batteria del telefono, quindi se vedete tipo un cambio inquadratura è perché è crollato tutto, vabbè, io come sempre filmo in condizioni pietose. Ok, allora stavo dicendo, quindi manicina di cashmere, molto classico, cammello, secondo me facile da abbinare, secondo me tutti voi ne avete uno simile nell'armadio, se ne volete uno di cashmere, quelli di Lily Silk, presumo siano di un'ottima qualità, comunque morbido, ve lo saprò poi dire nel tempo, rispetto ovviamente alla camicia di seta di cui io posso parlare con cognizione di causa perché ne ho più di una e le ho usate almeno 20-30 volte. Questo ovviamente per me è la prima volta, mi sembra ottimo, quindi poi vi saprò dire in futuro come mi sono trovata. L'unica cosa di Lily Silk che vi voglio dire, che mi sono dimenticata di dire, se mai acquisterete qualcosa, rispetto alle misure, io vi suggerisco di stare sulla misura più piccola, perché tipo questo io pensavo fosse un po' più larghino, no? Ho preso una M, ma secondo me va leggermente più grande di quello che vorrei. Uguale le camicie, prendo le M, ma andrebbero bene anche le S, quindi guardatevi anche la tabella delle taglie e basatevi, sono abbastanza precise le tabelle taglie di Lily Silk, quindi basatevi sulle misure. E ovviamente adesso ci sono vari sconti del Black Friday, c'è il mio codice sconto che troverete, madonna, mi sembrano proprio quelle cose da influencer sfigate. Vabbè, comunque ovviamente per agevolarvi l'acquisto c'è il codice sconto mi regato a me, altrimenti al Black Friday sicuro adesso faranno un sacco di promo, un sacco di sconti, quindi insomma lanciatevi. Per il Black Friday, ragazze, sono veramente delle idee regalo sfiziosissime. Ripeto, io stessa prenderò una camicia bianca classica per una persona che non posso nominare, perché se vede questo video, ovviamente mi le spoilerò il regalo, però insomma, spero che vi possa far piacere e che vi sia stato utile.
allora, cosa facciamo oggi? Andiamo ad abbinare queste due cose, ovviamente molto classiche, quindi facili secondo me da abbinare. Primo outfit è questo che vedete qui, quindi abbiamo bisogno ovviamente del maglioncino cammello, un cappotto cammello. Rispetto a quello che la ragazza ha in foto, qui è un puff dove lancio le cose, anche se non lo vedete. Lei ha un pantalone di jeans, io ho questa camicia di jeans bianca che ho comprato alla fine dell'estate e che ho usato veramente pochissimo. Voglio provare ad abbinarla in modo invernale. Ho dei collant marroni che sinceramente io preferisco a quelli bianchi e vediamo se esce una schifezza oppure se mi può piacere. Quindi queste due cose. Come stivaletto io ho uno stivaletto marrone estremamente simile a quello della foto, quindi è uno stivaletto normale. E come borsa io sfoggerò la mia Louis Vuitton, la mia Vuitton che non utilizzo mai e che sto anche pensando di vendere, però la tengo perché l'ho comprata quando avevo esattamente 16 anni, cioè mi è stata regalata, non è che l'ho comprata e quindi la tengo più per un valore affettivo che altro. Quindi userò questa, l'abbinerò perché sta bene nella cosa cromatica dei colori. E come accessori, non ci sono accessori particolari, penso che mi metterò un orecchino. Mi vesto e noi ci vediamo fra 3, 2, 1 per le ragazze. Eccoci con il risultato finale. Secondo me è fighissimo, cioè mi piace veramente tanto. Allora, la calza marrone che mi si è anche rotta, sta estremamente bene. Io suggerisco sempre di provarla rispetto alla calza nera, perché secondo me fa un effetto più bello sulla gamba della calza nera. Ho abbinato ovviamente questa cintura. Direi che rispetto alla foto il risultato è estremamente simile, se non quasi identico, per solo la differenza che io ho la gonna e c'è un pantalone. Mi piace tanto, sarà sicuramente uno degli outfit che sfrutterò questo inverno. Veramente molto figo, è uscita una cosa molto carina. Questa gonna si presta anche ad essere abbinata in modo invernale, perché sennò uno, cioè, poi quando la usa. Come accessori ho utilizzato questo orecchino. Ho pensato di provare una variante di questo outfit, quindi sarà molto simile ma un po' diverso, perché volevo provare ad abbinarlo con gli accessori neri e cambiare e mettere un pantalone, quindi fare il pantalone non jeans ma un pantalone classico al posto di questa gonna. Quindi proverò a farlo, mi cambia il volo e ci vediamo tra un secondo. Allora ragazze, questa è la mia alternativa. Come vedete ho lasciato solo il maglioncino, ma ho cambiato poi tutto il resto. Secondo me è molto bello lo stesso, risulta forse anche più elegante, ovviamente perché il pantalone in sé è più elegante, però mi piacciono entrambi, sono due alternative super valide, quindi che abbinate tutto con il cammello o con gli accessori neri, sinceramente non cambia tanto, nel senso che è molto bello, è molto bello in entrambi i modi. Questo pantalone, se me lo chiederete, è sempre di Riri Silk, è un pantalone 100% seta e ovviamente lo trovate sempre sul loro sito. Non è fatto apposta, è l'unico pantalone bianco che ho perché quello che avevo purtroppo l'ho rovinato, quello che avevo preso tempo fa da Zara. Comunque, questo anche è veramente un'ottima alternativa. E fatemi sapere quale delle due opzioni mi piace di più. Sicuramente questa è più elegante, va bene anche per una situazione da ufficio, quello è meno elegante, ovviamente lo faccio vedere anche senza cappotto, ci starebbe bene anche una décolleté, quello ovviamente un po' più casual, no? Una situazione un po' differente. E, ok, allora, prossimo outfit, senza che mi tolga i pantaloni bianchi, così me li posso tenere. Vi faccio vedere questo. In realtà è estremamente semplice, come vedete ci vuole solo la camicia azzurra. È un po' differente, lì è proprio una camicetta, la mia è una camicia, però vediamo come può stare. C'è sempre il rischio
di sembrare un po' puffetta col bianco e l'azzurro, quindi boh, mo me lo metto, vediamo come sarà. Mi cambio e ci vediamo tra un secondo. Allora, ragazze, questo è l'outfit. L'ho tenuto molto semplice, senza cinture, senza accessori, a parte una collanina che anche lei, forse era il senso di tenerlo pulito sulla foto, oppure solo una foto di pubblicità e non è un outfit, però l'ho tenuto molto, molto semplice. Ho messo questo stivaletto sotto che sinceramente mi lascia un po' perplessa. E non mi piace, qui sotto ci vedo una décolleté o comunque una scarpa un po' diversa. Era solo per provare a metterci qualcosa sotto. È carino, sì, lo abbinerei ad oggi no, perché forse non ho la scarpa adatta, però si può provare. Sicuramente, essendo questo un azzurro particolare, scusate, mi vedete la faccia tagliata. Essendo questo un azzurro particolare, non fa l'effetto puffetta, o almeno credo. Però ditemi anche voi cosa ne pensate. Non mi convince al 100%, va lavorato. Vediamo se con la cintura sta meglio. Allora, con la cintura, forse già essendo che la cintura è praticamente del colore dello stivale, sembra che vada un po' meglio, però. Non lo so, non è tra i miei outfit preferiti, ecco. Mi serve anche il vostro parere, quindi ditemi come lo vedete. Va bene, intanto passiamo al prossimo outfit. Per non uscire dalla camicia, c'è l'outfit con il pantalone nero. Fondamentalmente è identico a questo, ma con il pantalone nero, quindi. È con il pantalone stretto, ma io lo farò con un pantalone palazzo perché lo trovo più elegante, quindi mi cambio, ci vediamo tra un secondo. Allora, questo è il mio outfit finale. Lei ha la camicia super sbottonata, me la sbottono un po' anch'io. E come vedete ho abbinato appunto, vabbè, sotto ho messo una scarpa nera in modo che ci sia un prolungamento di nero, così sembra che ho le gambe più lunghe. E poi ho messo la cintura. Sempre di Lily Silk, neanche a farla apposta. Ho questa borsetta mia che tra l'altro si abbina molto bene, e poi come orecchino ho messo questo con la perla. E molto carino, versatile, elegante, classico, facilmente abbinabile anche con altri colori, ovviamente. Però questo azzurro e nero sinceramente mi piace. E, altrimenti questo azzurro c'è, cioè, uno con cosa lo mette, o col nero o col bianco. Sicuramente potrebbe stare molto bene con il blu scuro, però insomma mi piace, lo approvo. È un outfit che trovo estremamente di classe, quindi fatemi ovviamente sapere anche voi se vi piace. E come ultimo outfit vi faccio vedere questo che c'è nella foto. La ragazza ha un vestito blu dove sopra abbina una specie di scaldacuore blu. Io ho pensato di fare una cosa diversa, visto che ho questa gonna blu, la pencil skirt, non mi viene come si chiama in italiano, comunque è una gonna blu molto lunga, longuette. Ho pensato di abbinare questa gonna con appunto il maglioncino color cammello. E ci abbinerò poi il mio ormai famoso stivale e metterò la cintura e i vari accessori. Vediamo come postare con questa gonna. Quella opzione mi piace ovviamente, però lì ci andrebbe un maglioncino. Però mi piace molto l'accostamento del blu scuro e del cammello, lo trovo molto di classe. Se sentite casino è Nemo che sta perdendo la testa. Comunque lo trovo molto, molto di classe, infatti spero poi di farvi anche altri outfit con questi due colori. Intanto mi cambio e noi ci vediamo tra un secondo. Ragazze, questo è il mio outfit finale, di nuovo classico, molto elegante e direi sempre un evergreen. Sicuramente la struttura della gonna è diversa da quella della foto, però bene o male il concetto, diciamo,
E lo stesso, ci ho abbinato questa cintura cuoio e ci ho abbinato questa borsa e poi ovviamente ho messo lo stivale alto. E mi piace, vabbè, come vi ho detto prima, trovo questo abbinamento di colori molto elegante. Ho messo anche questo orologio e questo orecchino qui. Anche da ufficio mi piace tantissimo, penso che lo sfrutterò la prossima volta insomma, mi metterò questa gonna con sopra un bel cappotto, ovviamente lungo, una giacca, un piumino, quello che è. Si sta anche caldi, questo maglioncino tra l'altro è caldissimo ragazzi, però vi confermo che è estremamente morbido, spero che si possa anche notare dal video. E niente, quindi questo è il mio outfit sicuramente tra tutti, probabilmente, sicuramente, probabilmente, cioè probabilmente è quello che mi piace di più. E ok ragazzi, allora io ho terminato, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato un po' delle dritte, dei suggerimenti su come abbinare una camicia azzurra e un maglioncino color cammello. Fatemi ovviamente sapere come sempre qual è stato il vostro outfit preferito. Vi ricordo di andare a dare un'occhiata sul sito di Lily Silk che trovate qua sotto. Ovviamente se comprate qualcosa fatemi sapere poi se vi trovate bene effettivamente anche voi. Spero che ci rivediamo presto, ma ormai non faccio più promesse. Io vi mando un abbraccione enorme e vi mando anche un bacio. Ciao!